La virtualizzazione, ovviamente, se vai direttamente su gestione attività, tasto destro su start, vai su gestione attività, vai su prestazioni, si più, ed eccola qua, virtualizzazione abilitato. Se a te è disabilitata, dobbiamo attivarla direttamente sul BIOS della scheda madre. La virtualizzazione si può attivare tramite il BIOS della scheda madre, quindi in questo caso accendi un attimo il tuo computer. Schiaccia così i tasti che ti dice così da premere qua sotto, appena esce il logo della scheda madre. Cambia F12 Cance. Ed eccoli qua. Una volta premuti così i tasti, andiamo direttamente su OC. Questa è la mia scheda madre B450 Gaming Plus. Ovviamente, se hai questo pannello come il mio, ti basta direttamente andare su OC. Eccolo qua. SVM Mod. Quindi su OC overclocking, configurazione avanzata del processore, clicchi qua sopra, SVM mod che a me è disabilitato. Puoi semplicemente cliccare qua sopra su cerca e scrivi SVM mod. Andiamo qua sopra. E abilitiamo la virtualizzazione. E basta. Una volta fatto, puoi anche chiudere questa scheda. Schiaccia il tasto F10 sulla tastiera. F10. E salvi la configurazione.